Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio, mirabile in tutte le sue opere, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Nel disegno di Dio Creatore, anche gli animali che popolano il cielo, la terra e il mare partecipano alle vicende umane. La provvidenza che abbraccia tutta la scala degli esseri viventi si avvale di questi preziosi e fedeli amici dell'uomo e delle loro immagini per significare i doni della salvezza. Salvati dalle acque del diluvio per mezzo dell'arca, partecipano in qualche modo al patto di alleanza con Noè. L'agnello richiama l'immolazione pasquale e la liberazione della schiavitù dell'Egitto. Un grande pesce salva Giona dal naufragio. I corvi nutrono il profeta Elia. Gli animali, con gli uomini, sono coinvolti nella penitenza di Ninive e con tutto il creato rientrano nel piano dell'universale redenzione. Invochiamo dunque la benedizione di Dio per intercessione della Madonna di Casandrino e anche di Sant'Antonio Abate. Sopra queste creature, questi buoi, e rendendo grazie al Creatore che le ha posto al nostro servizio, chiediamo di poter camminare sempre nella sua legge e di non venir mai meno alla nostra dignità umana e cristiana. Ascoltate la parola di Dio dal libro della Genesi. Il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame e a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche. Fabrizio. Parola di Dio. Vediamo, grazie a Dio. Solo una piccola riflessione, come sempre. Prima di tutto ringraziamo sempre il Signore che ci ha fatto vedere un altro anno. Non bisogna mai dare per scontato. Non bisogna mai dare per scontato niente. Ma bisogna ringraziare Dio di ogni tempo che ci dà, di ogni secondo che ci dà. Noi ringraziamo veramente il Signore, ringraziamo questi animali che in un modo o nell'altro partecipano alla gloria di Dio e alla gloria della Vergine Maria. Come? Dando il loro contributo, dando gloria a Dio, dando gloria alla Madonna, facendo passare il simulacro della nostra Madonna di Casandrino per tutte le strade del paese e rendendo questa festa sempre più bella. Vogliamo ringraziare anche la famiglia Picardi e vogliamo ringraziare tutte le persone che in un modo o nell'altro ecco, si danno da fare per questi animali, per gestirli, per curarli e per quanto riguarda la festa, insieme a coloro che si occupano del carro, insieme a coloro che si occupano della festa. Lo faremo in modo ufficiale. Lo faremo in modo ufficiale tra pochi giorni dopo la festa, ma adesso ecco vogliamo veramente rendere gloria a Dio per questi magnifici esemplari di buoi. Diciamo tutti quanti insieme: quanto sono grandi le tue opere, Signore! Quanto sono grandi le tue opere, Signore! Sì, benedetto, Signore, provvedi il cibo ogni essere vivente, preghiamo. Quanto sono grandi le tue opere, Signore! Sì, benedetto, Signore, che hai messo gli animali a servizio dell'uomo come aiuto nella fatica quotidiana, preghiamo. Quanto sono grandi le tue opere, Signore! Sì, benedetto, Signore, che nei gigli dei campi e negli uccelli dell'aria ci hai dato un segno della tua provvidenza, preghiamo. Quanto sono grandi le tue opere, Signore! Sì, benedetto, Signore, che nell'agnello pasquale ci hai dato l'immagine del tuo figlio, nel quale possiamo chiamarci ed essere figli tuoi. Preghiamo. Quanto sono grandi le tue opere, Signore! Sì, benedetto, Signore, che per mezzo degli animali domestici ci doni sollievo e compagnia. Preghiamo. Quanto sono grandi le tue opere, Signore!
Sii benedetto, Signore, per tutte le creature che ci invitano a cantare la tua lode. Quanto sono grande, Signore. O Dio, fonte di ogni bene, che negli animali ci hai dato un segno della tua provvidenza e un aiuto nella fatica quotidiana. Fa che sappiamo servirci saggiamente di esso, riconoscendo la dignità e il limite della nostra condizione umana. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, primizia della creazione nuova e fonte di ogni benedizione. Ma se mi salva. Adesso taglio il nastro, benedico prima le persone, perché si benedicono prima le persone e poi benediciamo. Posso vederlo io? No, lo vedo da me. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio, lo Spirito Santo discenda su di voi, sulle vostre famiglie e su tutte le persone che amate. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O dolce cuore del mio Gesù, o dolce cuore di Maria, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dio, che ha creato gli animali della terra come aiuto e sostegno nella nostra vita terrena, ci protegga e ci custodisca sempre. Amen. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Tanti auguri per questa festa.